Ciao ragazze, eccomi con un nuovo video. Allora, il video di oggi è un video Get Ready With Me. Dunque, allora, avviso, più che un Get Ready With Me è così un video per salutarvi, per dirvi che ci sono ancora, per prepararmi insieme a voi, visto che dopo devo registrare il video, quello sull'estrazione del giveaway. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta. Poi devo andare appunto a lavorare, quindi insomma, volevo un attimo prepararmi con voi. I miei capelli, allora, sono quello che sono, cerco di lasciarli così svolazzanti. Notiamo la quantità di capelli che mi sono ricresciuti, non mi ero accorta che mi fossero mai caduti, ma mi sono accorta che mi stanno ricrescendo e quindi questa cosa mi fa molto piacere. Comunque i capelli sono così. Allora, i prodotti che andrò ad utilizzare sono veramente, quasi mi vergogno a farvi vedere questo, mi preparo con voi perché sono tutti qua dentro, di cui, due sono pennelli, potete immaginare che miseria sarà il mio get ready. Comunque, cominciamo. Allora, io non ho base. Non ho correttori perché i correttori io non li uso, non uso primer, sopracciglia io non le uso, cioè non le uso, non uso le sopracciglia. Le sopracciglia io non le faccio perché uno non possiedo prodotti per sopracciglia, due non avrò mai la voglia e la forza di mettermi a rifare sopracciglia perché poi farei dei pasticci immensi, secondo non credo di averne particolarmente bisogno se non invece di un estetista molto brava per rifarmi le sopracciglia per capire un po' qual è la mia arcata sopraccigliare che mi stia meglio. Quindi io che cosa faccio oggi? Andrò semplicemente a scaldare il viso che voi non lo vedete, io mi vedo dallo specchio, nella telecamera io praticamente sembro bianca, insomma, in realtà vi posso garantire che sono decisamente ancora abbronzata e quindi andrò semplicemente a scaldare il mio viso con questa la potete ancora trovare, con questa terra abbronzante, la Baked Bronzer. Quella della collezione Fall 2.0 e la Bronze Melange numero 02, che è quella che va sempre più prima esaurita, infatti in alcuni chicco già non la vedo più. È questa e la applico col suo pennellino che ho comprato, che a me piace veramente tantissimo. Vi dico, se volete andate a comprarlo perché è un pennellino, avete presente, simili a quelli di Becca di Puro Bio. Ce n'è un altro adesso che è uscito, che l'ho visto da Sephora, non mi ricordo. Comunque, questo con 16 euro ve la cavate. Secondo me è molto, molto, molto più morbido rispetto a quello di Puro Bio, che secondo me ha delle setole un po', pungenti. Allora, che cosa faccio? Io vi faccio solo, cioè, è ovvio, non è una lezione di trucco, io semplicemente vi faccio vedere così la maggior parte delle mattine che cosa faccio io. Allora, vado a prendere così molto a caso, spolvera parecchio questa, io poi la devo sempre, e vado a scaldarla proprio in questo modo. Ha una colorazione adatta per stenderla su tutto il viso, che non fa da fondotinta ovviamente, ma dà quella luminosità, quella leggerissima coprenza, leggera, 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 che sembra che voi siate abbronzatine, ecco. Non so se voi lo potete vedere, vedrete tutti dei colori sfalsati. Devo assolutamente decidermi a prendere un anello di luce, non lo so, da mettere intorno all'iPad qua perché le luci sono tutte sfalsate. Allora, vado un po' anche giù per di qua, vediamo qua, mi si vede qualcosa. Io non guarderò mai praticamente voi, ma guarderò sempre o lo specchio o per vedere se mi si vede. Va bene, allora io sono. Allora, notate che io ho ancora, cioè questo è il segno dell'abbronzatura che io ho ancora da Ferragosto, perché io gli unici giorni che sono andata al mare sono stati 4 giorni a Ferragosto in Croazia e io ce l'ho ancora. Cioè,
Io non lo so come sia stato, come sia possibile, non riesco a capire come mai ancora io abbia. Allora, fatto questo, la mia base è bella che è fatta. Mi vergogno quasi perché veramente siamo a livelli pietosi. Passiamo al blush. Come blush utilizzo questo nuovo blushino qua che ho preso da Avril nel monomarca di Parigi. L'ho pagato pochissimo perché devo averlo pagato intorno ai 3 euro, 3-4 euro. Sono certificati bio. Io ho preso il Rose Éclat ed è questo bellissimo coloretto di questo solito appunto rosettino così. Con cosa lo applico? Lo applico con i miei nuovi pennellini da blush perché io ho scoperto che tutti i pennellini da blush che vendono non fanno al caso mio, ma ho comprato questo da Primark l'altro giorno ed è sempre della stessa tipologia, fittissimo. Questo in realtà credo che sia per fare il contouring, non lo so. Adesso vedo che sta arrivando anche Bartolini, quindi adesso suonerà il campanello. E lo vado ad applicare. Vedete, prendo un po', si scalda leggermente il prodotto e vado a metterlo proprio in questa maniera. L'avete sentito? Vado ad aprire. Ah, ci siamo. Sono andata ad aprire alla Bartolini. Allora, riprendiamo il nostro blush. Io intanto, vabbè, vado giù, mi presento un po' blushato, un po' no. Non importa. Andiamo col blush anche dall'altra parte. È un blush molto bello questo perché, pur essendo leggerino, si nota tantissimo. Allora, io vado truccata in questo modo a lavorare perché faccio l'insegnante nella scuola primaria e è inutile, nonché secondo me poco, non lo so, non mi vedo particolarmente e nessuna di noi vedo che viene tanto truccata, cioè io non posso presentarmi a scuola con illuminanti, righe di eyeliner, trucchi, molto elaborati, perché secondo me è un po' fuori posto. Però dopo sono cose personali, però là siccome non c'è nessuno neanche che va, io faccio le cose indispensabili e tante volte proprio non vado neanche truccata. Allora, questo è un blush che io vi consiglio tantissimo, se voi lo trovate in giro, anzi di sicuro lo trovate in giro. Acquistatelo perché costa poco, hanno tanti colori interessanti e bio, certificato bio e ha una durata eccezionale, si può stratificare molto bene. Vi ripeto, voi qua non vedete niente, ve lo dico, voi da lì vedete delle macchie rosse, ma non è proprio quello che è venuto fuori, però insomma sono molto molto carini. Poi, come mascara andrò a mettere il famosissimissimo Maxi Mode di Kiko, che in effetti vale le recensioni che appunto che ho sentito, perché è molto molto valido. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, voi notate le mie ciglia, che sono ricresciute anche loro. Adesso andate a vedere che effetto che fa. Scusate, ma io devo mettermi qua così. Questo non lo uso a zigzag, perché se lo uso a zigzag, quindi non faccio così prima, se lo uso così non tende a non prendere bene le ciglia e a non fare un bel effetto. Quindi io lo vado semplicemente a mettere dritto così. Voi ditemi se questo è un video particolarmente inutile. Sicuramente sarà inutile. Si possono fare tante passate. Cioè, guardate come si stanno allungando le ciglia. Lo vedete? È veramente non pensavo. Cioè, è una cosa. Cioè, notate, notate. Di base, vabbè, ognuno deve avere già delle ciglia sue, eh? Non veniamo a dirci grandi cose, nel senso che un mascara non può creare ciglia dal nulla. Le può leggermente scurire di più, le può infoltire di più, ma crearle no, dove non ci sono no. Quindi, per
Per carità, di base uno deve avere delle ciglia lunghe, ma io non le ho lunghe così le ciglia. Quindi va proprio a prendere anche i peli più trasparenti che ci sono in fondo e li esalta, volumizza, incurva, tiene tutto il giorno, anche se secondo me con l'andare del tempo che io lo sto utilizzando, seccandosi un attimo il prodotto all'interno, ogni tanto, se lo tengo su proprio dalla mattina presto alla sera, tende a fare qualche grumettino qua sotto, però insomma dai, adesso non formalizziamoci più di tanto. Notate? Cioè guardate che roba, guardate. Avete mai visto? Lasciate perdere la pelle, ma insomma. Allora, bene, il trucco sta quasi finendo perché infatti io adesso volevo provare con voi questi due prodotti che non ho mai utilizzato, volevo proprio provarli con voi la prima volta adesso, ed è il Lip Base della Sante con il rossetto Full Color Lipstick della P2 nella colorazione 060 Whisper Me Wishes, che è questo rossetto meraviglioso. Adesso lo proveremo, non l'ho mai utilizzato, neanche questo, quindi non so minimamente come. Tiriamo un po' via il burro cacao e andiamo a vedere come si utilizza. Quindi è questa creminetta bianca. Il profumo è il classico profumo di prodotti naturali, quindi un po' alcolico, un po' così. E andiamo a vedere. Ok, non si vede niente. Allora, direi che l'effetto è molto buono, me le ha riempite, infatti questo è un no, lip base, non è neanche filler, però secondo me crea un effetto filler sulle labbra perché mi riempie un po' tutte quelle rugoline che ho di solito qua. Questo in realtà è certificato perché è della Sante, quindi è naturale. Non è testato sugli animali, eccetera, 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 con bio albicocca, bio aloe vera e acido ialuronico. E infatti è fantastico, un prodotto, un primer labbra fantastico, naturale al posto dei prodotti molto siliconici che si trovano in giro. Già la prima passata mi piace tantissimo, io avevo la lip base della Kiko. Adesso andiamo a provarci sopra questo. Questo in realtà non è un rossetto matte, ma è un rossetto abbastanza luminoso. In realtà lo andiamo a provare. Ragazze, ecco qua il rossetto steso. Allora, questo è un rossetto che mi piace tantissimo, è molto, molto, molto elegante. Molto elegante, mi dispiace che voi non riusciate a vedere la resa che io ho dallo specchio con delle luci decenti, ma pazienza. È un rossetto bellissimo, elegantissimo, di una specie di rosso scuro, però un po' lucidino che non invecchia, anzi, esalta tantissimo il bianco dei denti perché all'interno ha una leggera punta di blu. Che secondo me appunto esalta tantissimo il bianco dei denti, vedete? Uno sorride e ha i denti smaglianti. Il trucco direi che mi è piaciuto. Come potete vedere, è un trucco ridicolo perché è ridicolo. Già il rossetto per me è troppo per andare a lavorare così, però io trovo che sia veramente d'effetto, naturale, semplice. Non rischiate che il giorno dopo, se magari andate voi a lavorare senza essere truccate, non rischiate che vi dicano ma sei uscita dall'ospedale 2 minuti fa. Secondo me è un trucco che su di me fa sempre molto, insomma, molto effetto, ecco, di prodotto di trucco naturale. Di bio in questo trucco ho utilizzato solo questi due, il fard e base della Sante che vi consiglio sicuramente. Ora io vedrò aggiornata, diciamo ultimata, come si è comportato con il rossetto, se ha fatto tenere di più, se l'ha fatto sbavare, se non l'ha fatto sbavare.
Noi ci vediamo al prossimo video. State qua perché vado a registrare quello del giveaway e l'estrazione. Ciao ragazze, ciao!